Il quadro strumenti sulla nuova Renault Clio E-Tech Hybrid contiene informazioni necessarie per la guida. Sedetevi al volante della nuova Renault Clio E-Tech Hybrid e premete il pulsante Start Stop. I contatori digitali si illumineranno a colori. Il messaggio Ready compare all'accensione e scompare non appena la velocità supera i 5 km orari circa. Potete vedere due indicatori, uno su ogni lato dello schermo digitale. Questo simbolo indica il livello di carica della batteria di trazione della tecnologia E-Tech Hybrid. Questo è l'indicatore della benzina. Il veicolo si avvia sempre in modalità trazione elettrica. Questo schermo centrale vi invita ad adottare l'eco driving e vi aiuta a ottimizzare le prestazioni della tecnologia E-Tech Hybrid. Vi informa del consumo di energia del veicolo in tempo reale. Il segmento blu è l'area di recupero di energia. Vi troverete in quest'area ogni volta che togliete il piede dal pedale dell'acceleratore o premete il pedale del freno. Durante la decelerazione, il motore elettrico aiuta a frenare il veicolo e genera inoltre la corrente elettrica per caricare la batteria di trazione. Gli altri segmenti sono aree di consumo di energia. Il segmento verde è l'area di consumo consigliato. La batteria di trazione fornisce l'energia necessaria ai motori elettrici per muovere il veicolo. Infine, se vi trovate nell'area bianca, significa che la pressione sull'acceleratore è eccessiva e il consumo di energia è elevato. Durante la guida, questo diagramma vi mostra i flussi di energia tra il gruppo di alimentazione elettrica con la batteria di trazione e il motore elettrico, il motore a combustione interna. Le ruote. Ecco un elenco dei flussi che si possono presentare. Un caso mostra il veicolo quando è fermo, non ci sono flussi tra la batteria, le ruote e il motore a combustione interna. Se vi è un flusso dalla batteria alle ruote, il veicolo è completamente in modalità trazione elettrica. Se vi è un flusso dalle ruote alla batteria, il veicolo decelera e recupera energia elettrica. Potrebbe anche non esserci flusso alle ruote. Ciò significa che il veicolo è fermo e c'è un flusso dal motore a combustione interna alla batteria. Il motore a combustione interna è in modalità generatore, carica quindi la batteria di trazione. Vi è un altro possibile caso di flusso dal motore a combustione interna alla batteria e dalla batteria alle ruote. In questo caso il motore a combustione interna carica la batteria e il motore elettrico aziona da solo le ruote. Il veicolo funziona in modalità hybrid di serie. Vi è inoltre un altro caso in cui c'è un flusso dalle ruote alla batteria e un flusso dal motore alla batteria. In questo caso il veicolo decelera, recupera energia elettrica dalle ruote e la invia alla batteria, mentre il motore a combustione interna carica anche lui la batteria. Ci possono poi essere due flussi, dal motore a combustione interna alle ruote e dalla batteria alle ruote. Il veicolo funziona in modalità hybrid parallela, il motore a combustione interna e il motore elettrico azionano entrambi le ruote, senza alcuna carica della batteria. Sono possibili anche tre flussi, dal motore a combustione interna alle ruote, dalla batteria alle ruote e dal motore a combustione interna alla batteria. In questo caso il veicolo funziona in modalità hybrid parallela. Il motore a combustione interna ricopre inoltre il ruolo di generatore per caricare la batteria di trazione. Vi è poi il caso in cui ci sono flussi dal motore a combustione interna alle ruote e dal motore a combustione interna alla batteria. In questo caso il motore a combustione interna aziona da solo le ruote e funge anche da generatore per caricare la batteria di trazione. Infine vi può essere un flusso tra il motore a combustione interna e le ruote. Il motore a combustione interna aziona da solo le ruote. L'indicatore stile di guida è un altro ausilio eco driving. L'indicatore è questa foglia che aumenta o diminuisce di dimensioni a seconda della guida. Più grande la foglia, più flessibile ed economica è la guida. Se seguite regolarmente questo indicatore, ridurrete il consumo di carburante. Ora conoscete le informazioni principali indicate sul quadro della strumentazione della vostra nuova Renault Clio E-Tech Hybrid.